la tua. Manda una nota vocale o un messaggio al nostro numero 3899 106 e 600. Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Radio Rock, brand new music. La musica nuova su Radio Rock. Sometimes these thoughts in my head speak so loud. Every little thing that I think about just builds on top of the pain and doubt. Even though I wanna just let it out, I try to act like I don't mind it, try to keep my mouth so quiet. But sitting there in my silence just seems to amplify it. When I thought that keeping this inside would make it better, I never thought that I would end up ruining it forever. But every time I think I got everything put back together, I end up making more regrets, making more regrets. I'm worn out so easily. I wish I'd held it in so you never knew it built up inside of me. Now I don't know how it overflowed, spilled out unwillingly. But now everything that I learned to hate came out for you to see. I don't want you to promise you can change everything and make it better, 'cause you can bet I'm gonna end up ruining it forever. And every time you think you got everything put back together, I end up making more regrets, making more regrets. Myself, allora sono Linkin Park, ne parlavamo con Simo a microfoni spenti, abbiamo parlato un po' di tutto, adesso facciamo anche un recap in onda, così l'ultima mezz'ora ce la giochiamo su questo, perché secondo me è molto interessante anche come il modo di vedere proprio la cosa. Però andiamo per gradi. Fighting Myself è uno spin-off, tra virgolette, di Meteora. Io dicevo, guarda, cazzo, quanto si sente il periodo di Meteora. Ed è quello, esattamente che è proprio, quello. Simone mi diceva adesso per il ventennale di Meteora, ovviamente uscirà un'edizione con dentro anche Fighting Myself e altri due pezzi. Sono due pezzi in tutto, quindi tra virgolette inediti, cioè sono quelli che i discografici dei Linkin Park al tempo scartarono per per tenere un CD in un certo minutaggio, che era quello che andava all'epoca, quindi 54-55 minuti, che era poi proprio dei Linkin Park, e scartarono alcuni pezzi. Di questo sono pieni i cassetti di tutti gli artisti, di tutte le band, di pezzi scartati. Simone faceva giustamente fuori onda un accostamento però con i Queen, che uscirono un paio d'anni fa, lo scorso anno, con un pezzo orrendo che non ebbe seguito. Sono sicuro che Fight Myself, no? Ma scherzi, sarà un pezzo dei Linkin Park. Sì, decisamente sì. Perché arriviamo a questo? Perché con Simo dicevamo, ci stavamo chiedendo, portando avanti anche l'argomento di uscita del talk precedente, e cioè andresti a vedere un concerto tipo dei Doors, che non hai avuto, tu hai avuto la fortuna di vedere Linkin Park, quindi è un argomento chiuso, cioè tu li hai visti Linkin Park. Io andrei a vedere Linkin Park con un ologramma di Chester Bennington e tutti i suoi amici dal vivo, cioè dove c'è soltanto un Chester Bennington
fake, diciamo. Tu. Io sì, però okay, perché non li ho visti dal vivo mai. Ed è un cruccio per me. Con i Doors farei la stessa cosa, cioè non ho avuto la fortuna di vedere i Doors, non ho avuto la fortuna di vedere, non lo so, gli U ad esempio. Se ci fosse Kate Moon a suonare la batteria, andrei a vederli se ci fosse un programma di Kate Moon. Io mai nella vita, e ti dico, questa è una di quelle cose che non mi convincerebbe mai ad uscire di casa. Io non ti voglio convincere di nulla, no, nel senso, non è che sei tu, Paolo Di Cenzo, che deve convincere me ad andare a un concerto. È che secondo me è proprio un abuso lì. È un abuso proprio di quello che è la memoria della persona che non c'è più. Ad esempio, se ora i Linkin Park andassero a suonare e mettessero l'ologramma di Chester, farebbero un autogol clamoroso. Questo magari sì. Ne hanno parlato fino all'altro ieri, Mike Shinoda anche fino all'altro ieri ha detto non lo faremo mai, non lo faremo mai. Se dovessero presentarsi in una cosa del genere, farebbero un autogol assurdo. Nel perimetro Linkin Park. Nel macro argomento della musica che non abbiamo potuto vedere, io ci metto dentro i Doors. Io non lo farei mai. Io andrei a vedere un... Perché l'emozione che ti regalava... Immagino, vedendo anche dei video passati, quello che è stato Jim Morrison, vedendolo dal vivo, non può essere mai replicato da un ologramma. Però se quel Jim Morrison lì è reso da quelle che erano l'intelligenza artificiale, lo ricostruisce in base a quelle che erano le movenze di Jim Morrison a Whiskey a Go nel 1965-66, o anche vita. Prima, io probabilmente andrei a vederlo così, per curiosità, non vado a vedere i Doors, a che figo c'è Jim Morrison vivo. Guarda cosa è uscito stasera, la sto amando, la regia automatica. Meno male. Sto veramente adorando. Arrivano i Korn su Radio Rock, 1.30. E voi cosa fareste? Andreste a vedere un concerto con un ologramma? Io sinceramente la gita fuori porta me la farei, guarda che ti dico, al Whiskey a Go-Go.